Io ho conosciuto il magico mondo del K-pop, ne parlavamo prima con Floriana tramite le Kara. Brava, 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 mamma mia, una regina. Assolutamente, assolutamente. E essendomi io appassionato al K-pop, all'epoca mi sono detto: oh, ma è possibile che non c'è nessuno in Italia che faccia musica un po', diciamo, che si avvicini al K-pop? Così mi sono detto: oh, sai che c'è? Me la faccio da solo. Questo è stato un po' il viaggio che ho fatto. Ho incominciato a scrivere le mie canzoni poi nel 2012 e adesso sono solista. E se vi fa piacere, trovate le mie canzoni anche su Spotify, Apple Music, tutto quello che utilizzate. Basta che cercate Zeno Lee, Zeno Spazio LEE. E settimana prossima, il 29, come dicevamo prima, esce il nuovo singolo Sintetica Amore. Iconico, semplicemente iconico. Lasciami pure il telefono per se il telefono, buonanotte, il microfono, perché anche a Debora guarda, fai anche la simpaticona adesso. No, comunque lasciamo anche il microfono un pochino a Debora che ci parlerà un po' della sua scuola. Lei comunque è Debora Clemente, fa parte della scuola Freedom Music Art Dance di Vercelli, che insomma, ospita anche corsi di hip hop, break dance, insomma, un sacco di tipi di danza diversi, ho visto. Sì, esatto, la mia scuola è prettamente. Ciao amica! È prettamente stile street dance e acrobatica, quindi tutto quello che è nel mondo, quello che ho visto qua sul palco prende tanto da quello che è lo studio che si fa da noi. Ecco perché ho deciso di dare, e non erano in programma, delle borse di studio a delle persone sia all'interno di alcuni gruppi sia nei solisti. E poi vi dirò, sono scritte qua dietro. Ma io mi presento, come ha detto prima la mia amica, sono Debora Clemente, ballerina, performer in tanti spettacoli teatrali e 20 show live in giro per l'Italia. E non mi piace tanto parlare di me, infatti sono qua un po' a disagio col microfono. Io Per favore. sto sul palco, non col microfono in mano, al contrario del mio collega. Quindi direi che passiamo alle Alla votazioni. premiazione, Esatto. certo. Allora, volete iniziare con le crew o con i solisti? Facciamo solisti. Va bene. Chi dei due lo vuole annunciare? Allora, annuncio io, Annunceremo ma prima. prima le borse di Prima le studio. borse di studio. Segnaliamo però che annunceremo soltanto i primi posti per questa volta. Quindi momento attestato e poi via, insomma. Sì, abbiamo deciso di dare solo il primo posto, uno per non demoralizzare gli altri, perché ovviamente essendo soltanto in quattro i solisti, uno solo rimarrebbe fuori classifica e non sarebbe giusto demoralizzarlo. Assolutamente. Quindi nomineremo soltanto il primo e le borse di studio che vi daremo. Per avere più informazioni, dato che non erano in programma, ci potete trovare al primo piano, allo stand appunto della Freedom, che è il mio stand, così potrete avere tutte le informazioni. Allora, io sul palco chiamerei, però aiutami con. Allora, certo. Allora, lei dovrebbe essere Nat. Nat, vieni pure qui sul palco, facciamolo un applauso. Prima borsa di studio dalla Freedom Med. Sì, esatto. Poi spiegherò tutto, ma è una borsa di studio al 100%. Meraviglioso. Nat, è una bellissima opportunità. Facciamolo un altro applauso, per favore. Mia figlia, raga, perfetto. Sempre al 100% chiamo Betty. Facciamolo un applauso. Betty ha parlato Killing Me Good, lei ha killato Good in ogni modo possibile e immaginabile, letteralmente. Sì, no, mi ha catturato molto, molto, molto. Meravigliosa. E adesso, complimenti. E sempre al 100%. Rio! Rio, dove sei? Non ti vedo nessuno. Ah, eccola, eccola. Sta correndo la sorella di Taeyong. La sorella di Taeyong. Facciamolo un applauso. Sì, iniziamo a spostarci. Vieni pure di qua. Ora ne darò un'altra, però questa volta al 50% a Maru. Maru di corsa, di corsa.
come all'inizio del contest. Allora, dobbiamo dire che comunque sia ha aperto il contest, quindi aveva ancora più responsabilità. Esatto. Quindi complimenti. No, veramente incredibile. Facciamo un applauso a tutti i nostri ballerini. Che vi parlo. Ok. Adesso diciamo il primo classificato. Assolutamente. Oh! Ryu! Ryu, incredibile. È il fratello Taeyong che c'è la benedizione. Per quale motivo avete scelto proprio Ryu? Allora, c'è stato un po' di indecisione. Mm. Ok, tra lei e un'altra persona. La prerogativa, almeno per quanto mi riguarda, è stata la presenza sul palco sempre costante e un'energia molto alta e il modo in cui aveva il movimento, come perfezionava il movimento nei passaggi che aveva. Quindi era sempre sul pezzo. Bravissima Ryu, facciamolo un applauso per favore pubblico. E adesso invece passiamo al classificato gruppo, che vedo Zeno non vede l'ora di annunciare. Allora, io chiedo a tutti di fare un mega Le Lighty! Venite sul palco, ragazze! Venite! Vai, più veloci Sonic! Bravissime! Ragazze, facciamo un applauso. Avete avuto un'energia travolgente. Siete state incredibili. Abbiamo apprezzato tantissimo i movimenti, le espressioni, gli outfit. Vi siete veramente coordinate. Non vediamo l'ora di vedere che cosa ci porterete in futuro. Veramente magnifiche. Facciamo un applauso a tutti i nostri bellissimi ballerini, vincitori e non, veramente tutti bravissimi dal primo all'ultimo. Siete stati incredibili. Ringrazio anche tantissimo i nostri giudici. Se avete ovviamente qualcos'altro da dire. Sì, voglio spezzare una lancia a favore del passo a due. Ok, gareggiare contro un gruppo è veramente difficile. Okay? Certo. Quindi a prescindere dalla performance. Sì, non ti buggare. Vabbè, Deborah, è caldo per tutti, non ti preoccupare. È stato un momento di glitch, un momento di synthetic glitch. Gareggiare contro un gruppo è veramente difficile riuscire a sorpassare, perché quello che dà un gruppo a livello sul palco, come coordinazione, energia, movimenti, è difficile da battere. Quindi il mio consiglio è di creare un evento dove ci sono passi a due e dove ci sono crew. Ovviamente questo non è stato il caso, però complimenti comunque al passo a due. Veramente bravissime Hima e Yuki, anche voi meravigliose. Esatto, era anche la loro primissima esibizione, quindi ragazze non smettete mai di ballare. A tutti i nostri ballerini faccio questo appello: non smettete mai di ballare, perché avete un modo di esprimervi che è meraviglioso. Come dice un saggio, prova e riprova, try again. Periodo sorelle, periodo. Allora, pubblico, innanzitutto vi chiedo un applauso per voi stessi, che siete stati meravigliosi, super calorosi, il nostro pubblico K-pop sempre spettacolare. Un applauso anche per i nostri ballerini, per i nostri giudici e anche per il GameX Piemonte, che ci ha dato questa bellissima opportunità di portare un po' di K-pop anche qui a Vercelli. Un inizio, assolutamente, e non semplicemente un evento isolato. Assolutamente, infatti noi è questo quello che auguriamo anche al GameX Piemonte. Assolutamente diffonderemo il K-pop. Grazie mille a tutti quanti, vi aspettiamo in area K-pop.